Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sono qui per portarvi una tipologia di video che so che amate e anch'io la amo, ovvero un nuovo video mukbang. Questa volta sarà a tema poké. Ho deciso di mangiare qualcosa di abbastanza sano perché avevo già sgarrato ieri, quindi non volevo esagerare anche stasera e diciamo che il poké è una delle cose più sane. Come sempre andrò a rispondere alle domande che mi avete lasciato su Instagram, vi lascio molto spesso il box e le domande per farmi qualche domandina, quindi se ancora non mi seguite mi raccomando andatemi a seguire su Instagram e direi che possiamo iniziare. Questa ragazzi è la bowl che ho preso questa volta, in realtà è sempre praticamente la stessa, quindi è composta da Philadelphia, olive, riso bianco, salmone crudo, cipolla fritta, salsa teriyaki, salsa di soia, semi di chia e questa volta ho fatto anche un'aggiunta, ovvero ho preso anche il salmone cotto che non ho mai provato dentro al poké, quindi sono molto molto curiosa. Fatemi sapere ragazzi se voi siete team mischio poké oppure lo lascio così. Io lo mischio sempre perché altrimenti mangiando tutti gli ingredienti all'inizio mi nausea e non riesco a finirlo, mentre ovviamente se lo mescolo, gli ingredienti sono meglio distribuiti. Partiamo con la prima domanda e diciamo che partiamo col botto, ma è comunque una domanda abbastanza leggera rispetto alle altre, ovvero: hai mai bevuto da star male? Allora, ragazzi, adesso parliamo anche un po' della mia vita privata. Ciao mamma. No, allora, diciamo che in realtà io, sotto questo aspetto, sono molto soft, nel senso che mi capita di andare a bere con i miei amici, andare magari in qualche locale, in qualche bar, fare aperitivo, così come penso tutti i ragazzi della mia età. Però non mi è mai capitato di esagerare con l'alcol, cioè non mi sono mai ubriacata, vi giuro, non mi è mai successo nemmeno di essere un po' brilla, zero di zero. Non so come sia possibile, anche perché ci sono volte in cui magari non bevo tantissimo, ma bevo un po' più del solito. Fate conto che io comunque sono una ragazza che non beve molto, quindi magari quelle volte che mi capita uno potrebbe dire, beh, magari anche solo due cocktail ti potrebbero un po'. Invece a me è zero proprio, tipo ieri mi sono bevuta, perché ho avuto un diciottesimo, mi sono bevuta due cocktail, due sciottini piccolini e lo champagne. Stavo benissimo. Né brilla né ubriaca, nulla di nulla. E non capisco se uso la tecnica giusta, ovvero quella di riempirmi col cibo, quindi poi il cibo assorbe l'alcol, oppure di reggere l'alcol. Non saprei in realtà, però comunque la risposta è quindi no, non mi sono mai ubriacata da star male. E onestamente non vorrei nemmeno provare perché non penso debba essere bellissimo. Ho visto episodi nel corso della mia vita che non sono stati molto piacevoli, quindi per adesso sto benissimo così, secondo me ci sta bene, però non tanto da star male, anche perché altrimenti poi rovini praticamente la serata, perché non te la godi. Se però volete un consiglio d'amica è mangiate, e dico mangiate sempre, prima di far serata, prima di bere tutto, perché se non mangerete succederà un casino. Non ve lo posso garantire io perché non l'ho mai provato, ma i miei amici sì. Passiamo alla seconda domanda. Qui diciamo che entriamo un po' più nel delicato, ovvero hai mai sofferto di DCA? Allora, per chi non sapesse cosa siano i DCA, sono i disturbi alimentari, tipo bulimia, anoressia e tante altre sfaccettature. Allora, in realtà non lo so e adesso vi spiego perché dico non lo so. C'è stato un periodo della mia vita, circa 3 annetti fa, avevo 15 anni, era un'estate, l'estate del 2018, in cui io in 2 mesi ho perso 8 kg. Io ragazzi non ero in sovrappeso, ero normalissima, pesavo 55 kg più o meno, quindi sicuramente non ero super snella, ma non ero nemmeno in sovrappeso, ero normopeso. E mi è venuta la fissazione di dover dimagrire. Quindi io mi alzavo tutti i giorni, e vi giuro tutti i giorni, e andavo a camminare. Andavo a camminare in un posto che c'è qui a Bologna che si chiama San Luca, che è praticamente un posto tutto in salita, in cui ovviamente poi anche scendi, però è bello peso. E io facevo appunto questa cosa tutti i giorni alle 6 di mattina. Salivo e scendevo e tornavo a casa. Ma oltre a fare questa cosa che presa singolarmente fa bene, perché fare attività fisica fa benissimo, soprattutto una roba del genere che ti tiene molto allenata perché è bello peso il percorso, cosa faceva la furbona di Eleonora? Non mangiavo.
mangiavo, ma non mangiavo carboidrati, quindi non mangiavo pasta, non mangiavo il pane, li avevo proprio aboliti. Quindi io mi nutrivo solo di frutta, 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 frutta e legumi, tipo ceci, fagioli, passate, di quelle robe. E pian piano ho proprio sviluppato una specie di, non so nemmeno come chiamarla, ma di ossessione verso il cibo, perché ogni volta che mangiavo qualcosa, anche solo un gelato, un biscotto, un piatto di pasta, perché magari, che ne so, ero costretta perché ero a una cena, a un pranzo, così, mangiavo quella determinata cosa, che non doveva essere per forza una pizza enorme o un panino del Mac, anche solo un piatto di pasta, io mi sentivo in colpa e stavo lì a ripensarci ore, 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 ore. E quindi è per questo che vi dico, non so se effettivamente possa considerarsi un disturbo alimentare questo. È anche vero che è una cosa che mi è passata molto velocemente, perché poi dopo 4-5 mesi ho ripreso a mangiare normalmente. Però per un periodo appunto ho avuto questo problema di sentirmi in colpa quando mangiavo qualcosa di normale, perché alla fine mangiare un piatto di pasta è una cosa normalissima. Io all'epoca, ragazzi, non sapevo nemmeno che cosa fossero i disturbi alimentari, sapevo che ci fosse il ramo dell'anoressia, ma basta, cioè la mia conoscenza si fermava lì. Sicuramente adesso, grazie ai media, c'è molta più informazione. Io ero totalmente ignorante sull'argomento. Fortunatamente poi non è, diciamo, non è una cosa che è andata avanti, quindi non è una cosa che è peggiorata col tempo. Diciamo che secondo me mi sono fermata al limite, perché se avessi continuato sarebbe potuto nascere qualcosa di un po' più grave. Però ragazzi, veramente non cadete in questi tranelli, perché poi uscirne è veramente una roba pesante. Piuttosto, ragazzi, se proprio non vi vedete bene, se volete migliorarvi, che ci sta, è lecito, iniziate ad andare in palestra, iniziate ad andare a camminare, però non deve diventare un'ossessione. Ecco, cioè ci vuole equilibrio in tutto. Quindi mi raccomando, state attenti. Cambiamo totalmente argomento e la prossima domanda è: chi è più geloso tra te e Nicolò? O comunque in generale molto spesso mi chiedete se è una persona gelosa, che rapporto hai con la gelosia, eccetera eccetera. Allora, in realtà, adesso sto per svelare una cosa che mi si ritorcerà contro da morire, lo so già, però vabbè. Io sono una persona gelosa, ma ragazzi, vi giuro, piuttosto che mostrare la mia gelosia, io mi seppellirei. È una cosa che proprio non sopporto, non so perché effettivamente, ed è una cosa che ho sempre nascosto, cioè sia nella relazione che avevo prima, sia nella relazione che ho con Nicolò, è un lato che io ho sempre cercato di tenere per me, cioè di farlo vedere il meno possibile. So che non è molto produttiva come cosa, però è così. In realtà, vabbè, adesso sto esagerando, ovviamente se c'è un problema ne parlo come sempre, sono una delle persone che ha più dialogo, comunque che cerca di avere più dialogo, perché l'unico modo in cui si risolvono i problemi è parlandone. Quindi ovviamente se è un problema ne parlo, però se posso farne a meno ne faccio a meno. Poi non è che io sia una persona super mega estremamente gelosissima, però ovviamente ci sono anche in me quei punti che un po' mi capite? Così? Che cerco però di reprimere. E rientrando un po' di più nella domanda, ovvero che rapporto di gelosia c'è tra te e Nicolò, in realtà, ragazzi, vi giuro, in 2 anni che stiamo insieme non abbiamo mai litigato per gelosia. Cioè abbiamo litigato per altri motivi, ma per gelosia, scelte di gelosia, mai. Anche perché nella nostra relazione non ce n'è motivo, quindi quindi sì, questo è il rapporto molto chill che ho con la gelosia. Ultima domanda per i più curiosoni, ovvero: quanto guadagni con YouTube o quanto guadagni in generale? Non so perché, ma questa domanda di recente mi sta arrivando sempre più spesso. Sarà perché qualche tempo fa ho risposto a una domanda su Instagram di una ragazza che mi chiedeva dove prendessi soldi per fare viaggi, per fare shopping, eccetera eccetera, dato che ho 18 anni, vado a scuola, non lavoro. E appunto avevo risposto che anche se è vero non lavoro, perché non ho un lavoro, in realtà lavoro lo stesso, perché appunto YouTube comunque è una fonte di guadagno,
è una parte della mia vita che mi occupa tanto tempo e io diciamo che lo considero un po' come un lavoro. Sicuramente, ragazzi, è un hobby, perché prima di essere un lavoro, prima di guadagnare, per me era un hobby, è un hobby e continuerà sempre a essere un hobby. Magari un giorno si trasformerà in un vero e proprio lavoro, però per adesso è un lavoretto che mi permette di mettermi da parte qualcosa, dato che vivo a casa dei miei, non ho spese, quindi posso sicuramente investire in viaggi o altre cose che mi interessano, però sicuramente anche mettere qualcosina da parte, dato che non ho spese grosse. E quindi qui diciamo che è nata un po' la curiosità, ovvero quanto si guadagna, quanto guadagni, eccetera, eccetera. Io non risponderò mai a questa domanda, semplicemente perché è impossibile. Vi giuro, impossibile rispondere a questa domanda. Non c'è un range fisso, cioè non sono un dipendente di qualche azienda che ogni mese sa che guadagnerà quello per il resto della sua vita. Potrai guadagnare un mese zero come un mese 10.000 euro. Cioè, varia tantissimo da un sacco di fattori. Da sommare a questa entrata di YouTube, che appunto può essere molto varia, ci sono anche poi tutte le varie collaborazioni e sponsorizzazioni. Adesso, se voi mi seguite su YouTube, sapete che io praticamente non faccio mai, o comunque quasi mai, veramente raramente, sponsorizzazioni. Quelle che faccio sono collaborazioni, quindi tipo quelle con Shein in cui loro mi mandano i vestiti e io dedico un video al loro sito, ma loro non mi pagano. Ecco, chiariamo anche questa cosa, Shein non mi paga. E se mi seguite anche su Instagram, penso di non fare una sponsorizzazione su Instagram da almeno un anno, più di un anno forse. Perché per adesso ho scelto di non farle. E quindi fate conto appunto che oltre al guadagno di una persona che vede video su YouTube, appunto al guadagno di YouTube, c'è anche poi il guadagno di tutte le varie sponsorizzazioni e anche lì può variare tantissimo. Quindi non vi so rispondere esattamente. Quindi ragazzi, questa è un po' la risposta non risposta. Diciamo che sicuramente rispetto a un ragazzo della mia età, che va appunto a scuola come me a 18 anni, non lavora e magari ha solo i soldi che gli danno i genitori, ho qualche opportunità in più, senza soprattutto una cosa che a me interessa tantissimo è non gravare sulle spalle dei miei genitori, anche perché tutto quello che faccio, shopping, viaggi, comprare questo, comprare quello, andare a mangiare fuori, andare con gli amici fuori, sono tutte cose superflue, che hanno un'importanza secondaria, non sono beni di prima necessità, quindi sono diciamo tutti extra che trovo giusto dal momento che appunto ho la possibilità di farlo, quindi di non gravare sulle loro spalle, ma diciamo, camminare un po' per conto mio. Però ecco, non sono sicuramente diventata milionaria, quindi sì, questa in realtà è la risposta. Ho lasciato un po' di poke, ma vi giuro sono super super piena. Devo dire che come si chiama? Salmone cotto dentro mi è piaciuto, però asciuga forse un po' troppo, cioè qui risulta un po' troppo asciutto. Quindi anche se mi è piaciuto non penso che la prossima volta lo riprenderò. Mi piace quando è un po' meno asciutto. E basta. Spero come sempre che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Mi raccomando, se è così, lasciate un like, iscrivetevi al canale. Se vi va, andatemi a seguire anche sui miei vari social. E noi ci vediamo prossimamente con un nuovo. I take the long way home, avoid what I can.